essere gradino. Buonasera degli Alcibiter, noi ringraziamo enormemente l'associazione Atmatela, soprattutto nella persona del direttore Chiriatti. Per noi che veniamo da un piccolo paese della Basilicata è un sogno essere qui. Vi faremo sentire alcuni dei nostri brani del nostro crudo dialetto che si ispirano alla vita dei nostri piccoli paesi. Speriamo di riuscire a farvi capire qualche parola. Buon ascolto. Abbiamo fatto dove si chiama, chiamiamolo
la raccolta, io resto qua, io resto qui, sarebbe in italiano, e tutti i testi più o meno parlano dell'attaccamento alla terra, della speranza rivolta soprattutto ai più giovani di avere forza di rimanere nei nostri piccoli paesi, perché comunque l'Italia, si vuole o non si vuole, è fatta di piccoli bellissimi paesi, medi o piccoli, grandi come questo, il latino è molto grande dei nostri, però la vita è quella fatta di rapporti personali. Cerchiamo di portare i proverbi, i modi di dire del nostro sud e nelle nostre canzoni. Il prossimo brano, uno dei più nuovi che abbiamo scritto, di solito lo dedichiamo alla figura femminile così importante soprattutto nel sud. Si chiama Nannel, la dedichiamo a tutte le ragazze e le donne presenti qui. Nannel. Ori cruda, dentro nuda, tante lacrime nella stessa ruga. Dentro vera, fuori nera, porti i segni di una vita intera. Figlia, sorella, madre, nonna e poi santa, ma per morti non è ancora abbastanza. Rinunce e sudore, sogni e dolore, metti tutto a posto tu, senza far rumore. Gracias.
pizzica pizzica. Santarandella che fa? Santarandella mozzica. Cosa sta la sala, una lavora e tu ora che non ti posso ascoltare.
qui lo facciamo in versione acustica, c'è anche un pezzo in italiano, quindi forse per le vostre orecchie è meglio, e lo dedichiamo a tutte le persone per noi importanti, questo è ogni punto. Soprattutto lavorative non sia delle migliori, però con questa canzone se cerchiamo di incoraggiarli a rimanere, perché non sono soli. Si chiama Amen Amen ed è molto semplice, quindi vi chiederemo anche di darci una mano con la voce, grazie. Provate a darci una mano. Oh, no.
Grazie, grazie. Ok, grazie, grazie, grazie. Fatemi un applauso perché siete all'interno di questa cornice davvero, davvero, davvero suggestiva. Quindi ancora complimenti a chi ha già organizzato. Noi abbiamo seguito, nonostante siamo stati sempre in giro personale, abbiamo seguito più o meno tutte le dirette sulla pagina della notte della Taranda, quindi grazie a voi che ci comunicate quello che fate qui e grazie ancora a chi ci ha permesso di essere qui. Noi continuiamo, se non vi scocciate. Questa è una santa, sarebbe una santa. Quando si fa da grande ma sei da solo, morire da già fuori da passione, ma poi guarda da una maga noce. Bye.
Grazie. Ci abbiamo verso la fine. Noi vi facciamo sentire un altro brano per i più nuovissimi, un brano che parla della nostra festa lì ad Accentura in provincia di Matera, festa del maggio, soprattutto nota fra i riti arbori più belli dell'area del Mediterraneo, per qualcuno la conosce. Mettiamo in evidenza un elemento abbastanza caratteristico. La canzone scritta dal maestro Francesco Varorito parla di Uyascarit, non so come lo chiamate qui. Come si chiama qui da me? Tu che sei esperto? Praticamente l'ho visto a Congestione della Notte della Taranna, molti ragazzi, è un aggeggio di legno. Dove ci va il vino? Un caschetto di legno dove ci va il vino dentro con il pecuccio. Si offre a tutti da bere, si beve a canna. Un caro amico è venuto da Cettura a bevuto, vero Gigi? Ecco così, quello di Uyascarit, quindi è simbolo di ospitalità e convivialità. Vi invitiamo alla nostra festa, che cade sempre nel giorno di Pentecoste, ad avere una festa unica. Questo è Uyascarit. Ma è già tu, Uyascarit,
Grazie davvero. Noi vi salutiamo come facciamo di solito, con una sorta di brano rivisitato di questa zona qui. Quindi vi ringraziamo ancora della serata, grazie ancora all'organizzazione. Poi ci trasferiamo tutti nella piazza principale, giusto? Thank you.
siamo da qui davanti. Lo scorpione lucano della Camorra, Domenico Divinità in arte terremoto. Per voi ed anche per noi, Sara Cruzi, Antonio Maria Lo.